Ma che bel tempo del cacchio! Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo iniziato le nostre nuove missioni DLC e... devo dire... Ok... Però va bene, non è questo il punto. Il punto è... Anzi, i punti sono... Abbiamo creato... anche l'ultima delle imprese che il gioco aveva a disposizione. Let's pretend. E ci rimane una sola zona vuota. Ho scelto di lasciare questa perché, diciamo, è quella un po' più lussuosa, un po' più bella, in mezzo ai grattacieli. Dai, ci sta. Sì, anche perché, sinceramente, se dobbiamo fare quello che dovremmo fare nelle altre zone... diciamo che non mi piacevano molto. La zona migliore era questa. E quindi si è sbloccata l'ultima missione disponibile del gioco base. Migliori amici per sempre. Viven Hugs vuole scambiare due parole. Vai al karaoke. Per il momento la lasciamo da parte perché dobbiamo fare un furto di identità. Che si trova? Hey, we're all ready to plan the heist. Good. Rustle everyone up. Ma... esatto. Okay, let's review phase one. Hardy's auctioning off his movie props here, at the Sunshine Springs Hotel and Spa. The goods will be kept in the vault, which is secured by a voice and face recognition lock. To get to the vault, we have to get past a state-of-the-art laser detection grid. Which is monitored from this control center off the main ballroom. Which will be swarming with Marshall Rent-A-Cops. Fortunately, Hardy's provided us with the perfect plan. We're gonna steal the plot of Heist and the Hazardous Seven. So, just like the movie, I'm gonna walk in the front door holographically disguised as Chris Hardy. I know a fence who snagged a Marshall hologram generator. We'll modify it to create a perfect holographic disguise. That'll get you in the door through security and into the vault with no one the wiser. And that's when we start phase two. Trick is, in order to make a foolproof hologram, we need live capture of his face and voice. Fortunately, my tattoo artist works a day job at Escobarista Cafe in Sunshine Springs. She says Hardy has lunch there every Thursday. We know where he's gonna be. Let's go get what we need. Allora, non è un piano del cazzo, però rubiamo la trama del suo stesso film. Sembra la puntata di Rick e Morty dove rapinano il tizio che fa le rapine facendo una rapina inventata che lui pensa di aver creato. Una roba assurda. Vabbè, vediamo come si struttura sta missione. Ciao Nina. I'll watch here for Hardy's car. Right, I'll get in position to run the facial scans. Remember, we need scans from three angles. Ok, però fermi un attimo. Solito problema che io pensavo di aver già sistemato prima. Io lo so, ve l'ho già chiesto scusa nella serie, ve lo richiederò sempre scusa per colpa di questo gioco, ma la striscia nera sotto i cazzi sottotitoli non si può proprio vedere. Just don't let Hardy see you. Oh crap, that's him. Go, go. Vado. What's up? Hardy's bodyguards are everywhere. Can't let them see you either. And you can't attack them out in the open. Ma va? There's a guard. You could take that one out. No one can see. What the? Ready to capture facial scan. Here he comes. Good morning, sir. May I take your keys? Ma se ti sta proprio ignorando. If the interior dirty, you'll be paying to have it shampooed. Hardy's on his way to the restaurant. Ready to record audio. Selling shirts and keeping an eye out for trouble. Ti sta del tutto ignorando comunque. Cambia posizione con disinvoltura. Ma dove va la telecamera? Open your camera. You'll need it to scan Hardy. Già fatto, già fatto. Che fa? Che fa? Yeah, recording voice now. What do you mean you can't make it? Damn it. His face is blocked. Family emergency, blah blah blah. Girati, dai, che stai anche scattando. Fuck you, I'm out of here. Nobody stands Chris Hardy up. He can't leave now. We were going to get the other scans while he ate. So we improvise. Delete my number. Duh, pure. Ma la mia missione qual è? Guardare gli altri che fanno le cose? Valet, I'm not staying. Bring my car back. Got the first angle. Oh, right away, Mr. Hardy. Oh, bello no, che il telefono però è sulla schermata delle app.
never mind. Don't touch it again. I'll come get it myself. Vabbè. Hardy is headed down the stairs. I need better cover. Kev, stall him while I shift position. On it. Facciamo le cose il più stealth possibile. Certo. Sì, sicuro, sicuro. Come no? He's here. Good morning, sir. You look like someone who needs a high-quality t-shirt made from all-natural fibers and plant-based dyes. Got the second angle. Well, whoever you are, this is the best t-shirt you'll ever wear. If they're so great, why aren't you wearing one? Fuck off! C'ha ragione su quello. Cambia posizione. Copy that. I'll mosey that way too. Another guard? Holy shit, this guy is paranoid. In position for the final angle. Remember to wait until you have a good angle. Oh, I hate wait. Anch'io, sai, vorrei giocare, non aspettare a caso. L'importante è oh cazzo. Fuck. Don't worry, I'll stall him. Shift in position. Mr. Hardy, Mr. Hardy? You again. Your car's all fixed up. When it wouldn't start, I figured your battery was dead. Oh, so you're a mechanic now. A jump start fixed it right up. Great, spectacular. But battery issues can be caused by malfunctioning alternators. So, I tested the alternator too. I hope you're not expecting a tip for that. One way to test an alternator is to turn the AM radio to a low number on the dial. Fatto. Third angle. Your alternator's fine, but you're probably gonna need to replace your battery. Here are your keys. Confonditi tra la folla. Nina, pure. Badass. Thank you. God, fucking actors, fottuti attori. Tell me about it. He'll get his. Once Nina modifies that hologram generator, we'll be ready to heist his ass. Immagino. Ha tutto qua. Bellissimo, meraviglioso. Se c'è ancora un pezzettino piccolo come questo, la continuiamo, va. Completo da parcheggiatrice. Ah, perché no, tanto. Come premio ci mancava una stronzata. Faccia a faccia. Ma sì, dai, regaliamo trofei a cacchio di cane. Il mio gioco, le mie regole. Siete cordialmente invitati a rapinare l'asta di celebrità Chris Hardy. Dai, sta missione era una cazzata. Forse per me io li dividerei perché sono fatto così, mi piace dividere gli episodi, ma... questa è una cazzata, dai. Il mio gioco, le mie regole, avanziamo, va? Hey. The auction's tonight. Is that hologram ready? Yep. Beh, grazie Nina che non parli neanche. Just like Chris Hardy, at least until the battery runs out. How much time will that give us? 5 minuti. But only just. Call in the others. Let's do this. Perché io ho l'impressione che invece andrà tutto a merda e dovremo improvvisare a una certa? Una cosa bella che però hanno aggiunto nuovi modelli di macchine. Certo, non è la cosa che prima mi interessa, però vabbè. Aspetta un secondo, mi sembra di aver visto... un bel macchinone o sbaglio? Ah ok, no, è un buggy. Per un attimo ho pensato di aver visto un monster truck. Vabbè, il buggy va benissimo per andare in giro nel deserto. Ho appena scoperto che con sta macchinina posso anche fare le impennate. Ma che bello. Madonna che giro che abbiamo fatto. Incredibile. Manovra evasiva, addirittura. E rieccoci alla chiesa. Peccato che dobbiamo abbandonare sto macinino. Mi sarebbe piaciuto averlo nel nostro garage. Eccoci qua. Oh, il micio. È stata la cosa più bella di questi episodi. Ma dai. Ok, io sono l'unico che è vestito decente, dai. Allora, se sta cosa dell'ologramma me la danno come premio e utilizzabile,
Mezzo utilizzo, forse interessante, posso trovarglielo, dai. Eccoci qua. I'm in. The hologram looks amazing, Nina. You're welcome. Kev and I are in position. Same here. Then let's roll. Enjoy your big night, Chris Hardy. Chris Hardy. Buongiorno. Ciao. Hey everybody, it's me, Chris Hardy. Ciao belli. Posso... E vai, guardate il simbolo del sole. Ora dabbo. Bravi, bravi, fotografatevi sto cazzo. You betcha, paps are peeps too, right? Woohoo! Sì, ma almeno spruzzalo su di loro, non a cazzo di cane. Vabbè, siamo stati più divertenti noi di lui. Chris, let's see your moves. Check me out. Ma guardalo, sembra un coglione. Socializza con gli ospiti. Cool. Let's hope no one tries to steal it, right? Esatto. Speriamo proprio di no. Ehi, bellezza, ciao. Pensavo proprio di avvicinarmi a te io. Chris, I'm so sorry to hear about Grindler. You must be devastated. Actually, I had him killed. I'm just kidding. Invece no. Tu invece, bambola? Thanks for coming out. I loved doing heist eight. That was all CGI. I don't even go to set anymore. Beh, non è che abbia detto tutta una falsità, eh? Tu invece? Chris Hardy, say the thing! My game, my rules, and you just rolled snake eyes. You're so badass! Dai! Hey! Eli, I'm in the ballroom, coming to let you in. All good? Yeah, these people really love Chris Hardy. Fucking actors. La gente mi ama. Ehi, bello, ti dovresti spostare un po' dalle balle, tu? Chris, you look different. I'm not really Chris Hardy. This is just a hologram. Like in High 7? Man, you are hilarious. Hai proprio ragione, bello. Ehi, ti puoi levare dal cacchio? I need a word. Upstairs? In the lounge? Well, don't just stand there. Yes, Mr. Hardy. Sorry. Vai, fuori dal cazzo. Welcome to the party, Eli. Thanks, Chris. How's your battery? Holding, for now. Esatto. Security? He's in the lounge upstairs. Let's go lift his key card. We'll need it for the next part. Su, muoviamoci. Adesso useremo le nostre fantastiche skill da ex lavoratore della Marshall. Magic camp is finally paying off. Did you say magic camp? Dio mio. Hey, you're in charge of security, right? Yes, Mr. Hardy. How may I assist? I just want to make sure my stuff is secure down there in the vault. Ma dai! The items are perfectly safe. Marshall is the best. And the most expensive. You can't put a price on peace of mind. Got the key card. Now we can take over the security role. Ma il vero Chris dove si trova? You keep watch. I'll go in and bust some heads. Don't let them call for backup. Hey, you two. Wow, it's Chris Hardy. As you were. Sir, do that snake eyes thing. Sure. My rules, my game. My rules. You just rolled snake eyes. La madonna. Dove vai? Dove vai? Che fai? Cristo, che male. What's the score, Eli? No alarms, no backup. We've got the room. We'll have at least a few minutes before they notice we're in here. Allora muoviti, dai. Apri, forza. Dobbiamo fare con la dovuta calma e attenzione. Ehi, bello. Buonasera a lei. How much power left in the hologram? Fuck, I'm in the red. Better power down and save some juice for later. I'll help you get past the guards. D'accordo. Turning it off now. Anyone on the stairwell? Nope. You're clear. Ok, io faccio attenzione al momento. Brick room to the right, two guards. Stay low and out of sight. I'll draw them away. Ok, non mi sembra ci sia nessuno, a parte due guardie che ha detto Eli. Down behind that wall if you can. Quale muro? Control to Gamma 7. We need coverage in Sector 12. Roger that, on our way. Forza belli, andate via.
Let me handle these guys. Marshall doesn't negotiate. Chi mi sta sparando? Ma da dove sta sparando questo? All clear. Good. Ho sentito degli spari, ma non ho visto chi è che mi stava sparando. Scusami. Vabbè. What are we doing here? Stay down. Gonna blow the generator. Minchia. Sì, che colpo. Try not to touch them. I can suppress the alarm a few times, but eventually someone's gonna notice. Ah, beh, certo, grazie. Scusami, eh. E se io sparo a quello? What's that over there? Esatto. That helped. Fatto, è stato facile, è la prima cosa a cui ho pensato. Gotcha. Ok, e la quanto è veloce quello. Allora. Oops. I got it. Pensavo di avere molta più spazio di manovra. Are you fucking kidding me? Scusa, esatto. If I can climb up on here. Esatto, è esattamente quello a cui ho pensato nel momento esatto in cui ho visto quelle scatole. Credo che... Boh, forse magari c'era modo di passare però, sti cacchi. The last grid should be up ahead. E perché ho l'impressione che l'ultima griglia sarà la this più... looks squirrely. Esatto. What's over here? La più particolare. C'è qualcuno dietro questa porta. I see over there. That should even be hot. Strano che non sia arrivato nessuno. Mi aspettavo che qualcuno arrivasse da dietro la porta. Ciaone. No. Shit. Whatever you do, don't hit another one. Buongiorno. È colpa della rotolata. Ok. Fatto. Qualcuno c'è e dovrà arrivare, secondo me. Stop right there, asshole. Did you really think you could heist me using the plot of my own movie? I saw you coming a mile away, so I hired Omega level security for Marshall. Like it? Sure do. In fact, counting on. L'avevamo messo in conto. No, but you ever see Diamond's Dozen? Where they distract the mark, drill in, and blow the vault from the inside. Porca puttana, che manata. Dammi sto coso, va. Way to hit your mark, Kev. I got a little carried away with the C4. Nah, that was perfect. We brought your guns. Come on, let's grab the loot. Ok, andiamo allora. Bella la katana, ti prego dimmi che è un oggetto. Che è un oggetto che mi rimane da utilizzare. Illuminati crown. Dimmi che tutti sti oggetti poi li posso utilizzare, ti prego, la katana la voglio. Dov'è l'ultimo? Voglio usare la katana, ti prego, anche se è solo una skin. Sure they brought the helicopter? Of course they did. It's part of the Omega security package. Ecco fatto. Expensive. And it's all on Hardy's bill. See in phase 3. Luck, Eli. Dai, vieni qua. Careful. Marshall's here in force. Just like we planned. Esatto, come se fosse una novità che ci sono i rinforzi della Marshall. I'll handle it. Get up to the roof now. Dai, spara. Merda. Allora, aspetta. Ecco qua. Calmi un attimo. Ah, quello... Oh, cacchio. È quello con l'armatura tosto, eh. Mi rimango 57 colpi. Vediamo di sfruttarli al meglio. No, di là, stupido agganciamento automatico. Ok, ho fatto fuori i più impegnativi. O meglio, alcuni di quelli
impegnati. Dai, sto appuntamento. Ma non lo voglio il puntamento automatico su di lui. Che cacchio. E niente, devo per forza averlo su di lui, perché il gioco è deficiente. Ecco fatto. Però il gioco deve dire per forza lo devi avere su di lui, allora. Ne manca uno solo e quello grosso ora. Shit. Eli wasn't kidding. Ok, e lei è andata. Più che altro non mi ricordo come si combatte lui, sincero. Per neutralizzare. Ah, devi sparargli alle prese d'aria. La madonna. Devi aspettare allora un sacco. E allora ciao. Io me ne vado. Tanto ho ucciso tutti i suoi compagni, voglio dire. Sai che mi frega di uno solo. Ah, fantastico. That elevator should get me to the roof. Voglio usare la katana, voglio usare la katana, voglio usare la katana, dai. Ma io voglio sparargli in faccia a sto ragazzino, dai. A sto ragazzino. A sto coglione del tutto, dai. Togliamo proprio i termini gentili. È un pirlotto. Ciao Eli, che si è apparso all'improvviso. Allora. Ecco qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua. E addio a tutti. Forza Eli, sali qua e andiamocene. Boy, howdy, the MDI-815A. Forza, forza. Missiles, miniguns, magnets. Gotta love Marshall's Omega protocols. Let's take this bad boy in the phase 3. Nina, how you doing down there? Taking the bait. Just need some air support. Oh, cacchio. Keep this going. Long enough for Marshall to bring out the expensive toys. We blow them up, and Marshall charges Hardy for the extra losses. That's the last time he'll ever throw you off a waterfall. Ci sta, dai. We're heading downtown, past the moonrise. Roger that. Basta farne esplodere uno e gli altri esplodono a catena. Esatto. I see some APCs down. Spara. They're setting up roadblocks. Ma perché non mi. It's gonna hurt. We'll clear path. How's that? Fatto. Like a guardian angel. Or a wrathful sky god of vengeance. Il problema qual è? Che i missili non si sparano ogni tanto per qualche arcano motivo. Guarda! Guarda che non spara i missili. Eh sì, tanto. La macchina sta per andare a fanculo lì, eh. Dov'è? Abbatti gli elicotteri. Se riesco a mirare, volentieri. Ok, uno è andato. Guarda che non si sparano i missili per qualche motivo. Ecco qua, è andato. Forza bello. Andato. Quanto odio che non spara. Perché non spari? Neanche i colpi normali spara più ormai. Per qualche motivo. Ecco qua. Arrivo un attimo. Minchia, mi ha colpito mentre scendevo. Dai ragazzi, scappate, forza. Ecco qua. È
Andate le macchinine. Sure is. We're gonna need some help getting across that bridge. Hang on. Se i missili andassero volentieri. You can charge that to Chris Hardy. Se i missili ogni tanto sparassero. Arrivo, un attimo. This is kind of gratuitous. Yeah, but it's gonna make Hardy wish he had the guts to pull a stunt. Dove? Dove devo? Dropping the magnet. Vai. Gotcha. Fatto. Nice catch. Oddio, mica tanto, Non era molto chiaro il piano di usare la calamita così, Sure did. How deep in the hole do you think Hardy is now? Between the stuff we stole and the bill for Marshall, he'll be making those movies from his retirement home and still be in debt. Nice. I like those movies. I like our version better. Esatto, la nostra versione forse è stata un attimo più carina. Fregare chi voleva fregare, ovviamente. Però voglio la katana, non me ne frega niente. Dovresti buttarti giù da una cascata, coglione. What? Hey, asshole, how'd your auction go? You! Consider it payment in full, with interest, cause you're a dick. You can't do this to me. Do you know who I am? Sì, un coglione. You're second string Chris, who's never gonna make his goddamn movie. My game, my rules. And hey, you lost. Just rolled snake eyes. Oh, hey, while I've got you, my friends would love one of those signed pictures. Any chance maybe if I swung by the house? Sai che per un attimo ho pensato fosse serio? Fucking actors. sì, Dio mio. Ma va a cagare. Vabbè, dammi i soldi. Il mio gioco, le mie regole. 30.000... No, 25.000 dollari. 3.000 punti esperienza. Uniforme Marshall, abito formale, smoking in body paint, abito da gala. Completo da rapina. MD, quello lì. I cimeli dei film della rapina. Oh no, sono solo estetica. Il quartier generale. Ah, ok, questo è carino. La nuova base operativa con la vista su Santiago Falls. E lì ha tutti i dettagli. Ma perché no, tanto. Telefono. Sì, pronto. Hey, looks like Chris Hardy had to put his house up for sale to pay his bills to Marshall. Couldn't have happened to a nice jackass. There's a whole bankruptcy thing going on with it too. Rapina sopraffina. Worked the system. What did you do? L'ho comprata. Foreclosure for pennies on the $100. That place is ours now. Ovviamente. Sunshine Springs vacation home. We'll have to stock it with all our usual toys. No, aspetta. You should swing by when you get a chance. Esatto, mi stai dicendo che quella zona è come la chiesa? Vabbè, allora prima di salutarci andiamo a vedere. Ok, i cimeli del film sono il mio gioco e le mie regole. Ste stronzatine qua piccolissime. Oddio, l'abbiamo rapinato. 4 oggetti abbiamo preso. Di cui una katana che non potremo neanche mai utilizzare. Vediamo se mettiamo i cimeli del film. Wow, sembra una cozzaglia di oggetti buttati lì a cazzo di cane. Ma perché? Ma ti prego. Neanche un minimo di impegno, ma veramente. Eh sì, me la valuta proprio come una casa, è un quartier generale. Ok, abbiamo il giardinetto iper zen, la vista sulle cascate, più di una piscina. Abbiamo l'eliporto. No, la dubstep gun. Una cosa dei vecchi Saints Row hanno messo e hanno messo questa. Come deposito armi, tra l'altro. Vabbè, allora, mi piace che abbiano messo questa citazione. Non mi piace la luce che si appena ti avvicini diventa buio. Però vabbè, non l'avrei messo come deposito armi. Tutte le citazioni. Allora, vuoi fare una citazione ai vecchi Saints Row? Non mi metti oggetti a cazzo di cane. Non mi metti una dubstep gun e la statua de... Allora, questo mi fa chiedere... Allora, a parte perché lui è girato. Uno. Due. Questa era l'America, la pistola che sparava qualsiasi cosa.
Lì la dubstep gun, qui la statua del lavoratore. Killbane. Le fette di pane non mi viene, non mi sovviene nulla. Il microfono di Zimos e Sid. Ok, questo mi fa chiedere, ma quindi è canonico quello che è successo prima? Sono solo oggetti per i fan? Sono solo oggetti da collezione così, giusto per... Vediamo, vediamo. Se c'è altra roba vuol dire che magari non è solo fine a se stessa. Qui abbiamo la nostra camera da letto. Qui abbiamo il telefono dei Saints. Oh, mi piace questo per Eli. Sai che? Sì, smoking body paint... Sì, ma no. Piuttosto giacca e cravatta, dai. Beh, devo essere sincero, se avessi dovuto pagare questo DLC, non so se ne sarei contento. Questo è lo stand medio, quindi direi di metterci questa bella statuetta che ci sta su due lati e al centro, non lo so, vediamo cosa possiamo metterci. Ma sì, dai. Una reference a un altro gioco qua in mezzo mi piace. Anche perché non vedo altre zone dove poter mettere oggetti. Wow, comunque. Tre missioni e una casa ottenuta. E vai. Questo sì che vale il prezzo del biglietto. Ovviamente sto facendo ironia per sdrammatizzare. Bella la dependance qui. Posizione collezionabile. Fanno schifo pure qua. Volevo mettere proprio questo messo qui, ma è proprio brutto. È proprio brutto. È una cozzaia di quattro oggetti che non c'entrano una sega l'uno con l'altro, messi su un piedistallo a cacchio di cane. Anche questo fosse stato girato un po' più verso l'interno e non verso l'esterno, sarebbe stato bellissimo. Invece no. Te, ci metto il pianeta dorato. Ah, c'è pure un campo da golf. Ma pensa un po'. Vabbè. Dio mio, guarda l'acqua. Ma che qualità è? Ma ti prego. La facevano meglio sulla PS1 tra un po', eh. Signori, boh, vedremo coi prossimi DLC cosa tireranno fuori. Io speravo che in questi mesi che il gioco l'avevano un po' aggiustato fosse migliorato qualcosa, ma vedo che purtroppo non è così. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!